Abbiamo avuto un incontro qualche tempo fa per valutare e condividere le proprie idee sulla risoluzione del problema dell'ospedale a Cava. Da quel momento poi è nato un laboratorio di idee per cui abbiamo sentito l'esigenza di creare questo progetto interassociativo dal quale abbiamo deciso ovviamente di tenere fuori tutte quelle componenti di partito progetto per proporre un modello di gestione della sanità nel distretto 63 dell'ASL Salerno, Cava dei Tirreni, Costa d'Amalfi. Noi qui abbiamo presentato delle copie, abbiamo portato delle copie di quello che è il progetto che è stato protocollato stamattina, indirizzato al sindaco ovviamente, al consiglio comunale, ed è stato protocollato stamattina dove noi abbiamo proposto appunto questa nostra idea di gestione della sanità. Abbiamo invitato la Lorenzini e via via tanta gente, De Luca, i direttori generali dell'ASL Salerno, dell'azienda ospedaliera universitaria, noi abbiamo invitato tutti, abbiamo iniziato ad avere delle risposte, non vi dico di che tipo, ma che a me fanno molto piacere, perché poi il 9 aprile ci facciamo le risate, almeno io riderò da matto. Il 9 aprile noi abbiamo invitato queste persone non a venirci a dire come si organizza la sanità sul territorio, noi abbiamo detto come pensiamo si possa organizzare, sono stati invitati a rispondere alle nostre richieste, cioè ci devono venire a dire se non è attuabile il nostro progetto, perché non è attuabile. Cioè Cava è stata sempre ben rappresentata a livello in effetti associativo e anche a livello provinciale, è stato sempre un punto di riferimento. Cioè la cosa importante di questo progetto è che è un salto culturale. Assolutamente. Cioè, quando noi parliamo di punto nascita, di casa della maternità, vedete per esempio che le case della maternità finiscono a Roma. Il 9 aprile ci dovranno rispondere e la risposta più bella che mi potranno dare è non venire. Quella si chiama paura.